via Macheda a Palermo, ancora un episodio che desta allarme sociale nell'area pedonale che dal Teatro Massimo porta ai quattro canti. Prima sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni in presenza a Bruxelles dall'inizio della pandemia. Tra gli argomenti, coesione europea, rapporto tra Commissione Europea e territori. Il patto della scuola trabbia l'incontro della CISL per rilanciare il delicato tema con attenzione particolare alla Sicilia. Il monastero di Santa Caterina a Palermo, dopo il periodo di chiusura causato dall'emergenza sanitaria, torna ad abbracciare visitatori e turisti. Serie C, il Catania inizia a pianificare il futuro dopo aver presentato la documentazione per l'iscrizione al campionato. Buonasera, prima edizione di Media News, oggi è giovedì 1 luglio. In via Macheda a Palermo ancora un episodio che desta allarme sociale nell'area pedonale che dal Teatro Massimo porta ai quattro canti, saccheggiate, occhiali griffati dalla vetrina, infranta a colpi di mazza. Riflettori ancora accesi su via Macheda, dove negli ultimi mesi sembra che le baby gang e la criminalità in genere, come in una guerra di trincea, comincino a conquistare posizioni. Il tratto che negli anni ha registrato più episodi criminali è quello tra i quattro canti e la stazione. Ma sembra che qualcosa stia cambiando, prova ne sia la spaccata al negozio di ottica Mina Capelli a 100 metri al massimo, nella parte sicuramente più popolata della strada. Così, intorno alle 3 di notte, in due, armati di mazza, non hanno esitato a sfidare le forze dell'ordine, pur di impossessarsi degli occhiali griffati esposti nell'elegante vetrina. Non uno, ma decine di colpi ben assestati per sfondare la spessa vetrata. Sembra che qualcuno abbia anche assistito alla scena, ripresa dalle immagini di videosorveglianza, un racconto che senza mezzi termini immortala la spregiudicatezza dei due delinquenti. Questa notte abbiamo ricevuto queste visite indesiderate. Noi da sempre ci battiamo tra l'altro per legalità, sicurezza, eccetera, quindi questo episodio ci colpisce particolarmente. Ancor di più in questo periodo post-pandemico, dove chiaramente si stava cercando di ripartire, è una brutta botta. Sono dei colpi di mazza al vetro ma anche al cuore. Però insomma resisteremo anche questa volta, ci rimboccheremo le maniche, cercheremo di portare avanti la nostra storia che va avanti da oltre 70 anni. È successo alle 3:30 del mattino, poi sono stato avvisato dalle forze dell'ordine qualche minuto dopo. Insomma. Si avvalgono di una mazza molto grossa, credo che si usino normalmente per l'abbattimento dei tramezzi, quindi molto importante. Il vetro cede dopo, li ho contati, ben 30 colpi. Alla fine cede e uno dei due realizza l'intrusione e porta via un bel po' di roba. Insomma. Il danno è medio-alto perché hanno portato via brand di prestigio, Dior, Yves Saint Laurent, Celine, quindi la merce più pregiata. Avevano studiato la disposizione perché sono andati proprio a colpo sicuro sui prodotti più qualitativi, più costosi. Pare che qualcuno abbia avuto dei vicini che ci hanno detto chi ha sentito la sirena, chi ha visto poi scappare le due persone, ma insomma non abbiamo poi dati precisi. È preoccupato? Sinceramente sì, ma anche per il futuro a medio termine, perché tra l'altro è una preoccupazione condivisa dai colleghi commercianti e che ci fa dire che insomma, abbiamo assolutamente necessità, oltre che dei ristori post-pandemici, eccetera, anche di un sostegno a 360 gradi, perché altrimenti veramente non ce la possiamo fare. Via Macheda è una strada che si è rivalutata nel corso degli anni, ha visto la presenza di tanti turisti, tanti palermitani, che hanno imparato ad apprezzarla, ma dal punto di vista sicurezza. Beh, negli ultimi mesi devo dire che non è messa bene, basta seguire la cronaca delle ultime settimane, degli ultimi mesi, abbiamo visto che ci sono stati tanti episodi di delinquenza, il più eclatante, il primo che mi viene in mente fu quell'aggressione ai danni dei due giovani torinesi, sì, mi pare di Torino. Poi altri episodi con baby gang che vanno in giro e adesso anche questi furti ai negozi. Quindi diciamo che dal punto di vista della sicurezza non possiamo dire che siamo messi bene. Prima sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni in presenza a Bruxelles dall'inizio della pandemia.
Tra gli argomenti, coesione europea, rapporto tra Commissione europea e territori e condizione di insularità della Sicilia. Il nostro obiettivo è quello di, come è noto, la Sicilia è un'isola, è quello di rafforzare la condizione di insularità come una condizione di coesione, non di isolamento. Purtroppo la condizione di insularità che riguarda la gran parte degli italiani, non dimentichiamo che oggi il principale Stato europeo con cittadini insulari è proprio l'Italia, che ha 6 milioni e mezzo di cittadini che vivono nelle isole, tra Sicilia e Sardegna, più tutti coloro che vivono nelle isole minori. Io coordino l'intergruppo dei rappresentanti delle isole europee qui al Comitato Europeo delle Regioni, e il tema della condizione di insularità è essenziale proprio perché da questa condizione scaturiscono costi molto significativi. Noi abbiamo effettuato uno studio insieme alle università regionali, ma anche a istituti di ricerca molto importanti, ne è emerso un costo occulto per i siciliani di oltre 6,5 miliardi di euro derivante dalla condizione di insularità. È evidente che questo costo va ripianato, comunque ne vanno attenuati gli impatti negativi sulle tasche dei cittadini, che sono variegate, perché questo costo colpisce il pensionato, come l'imprenditore, come il professionista, come il giovane studente che studia fuori dalla Sicilia. Per abbattere questi costi è necessario quindi riconoscere la condizione di insularità come elemento che caratterizza queste aree dell'Europa e alle quali aree occorre consentire delle deroghe, per esempio sul piano della fiscalità di sviluppo, sul piano della continuità territoriale nei trasporti o in altri segmenti. Questo è uno dei principali impegni che la Regione intende perseguire nel colloquio e nel confronto con l'Europa. Non permetteremo mai che la Sicilia diventi la sede nazionale dei rifiuti radioattivi. È una presa di posizione ferma, quella dell'assessore regionale al territorio e ambiente, Toto Cordaro, che ha ribadito la contrarietà della Regione al deposito rifiuti radioattivi nell'isola e sottoscritto con 5 sindaci dei comuni coinvolti l'atto formale con cui si esprime l'inadeguatezza dei 4 siti individuati dalla carta nazionale aree potenzialmente idonee. Una giornata importante, oggi firmiamo come Regione Siciliana insieme ai 5 sindaci che hanno la responsabilità di condurre gli enti locali nei quali potenzialmente potrebbero essere depositati i rifiuti nucleari, quelle osservazioni che invieremo alla Presidenza del Consiglio, alla Sogin in particolare, e che dimostrano come in Sicilia non si possa ospitare, come la Sicilia non possa essere sede del deposito unico dei rifiuti radioattivi. Abbiamo fatto uno studio importante, il governo della regione con il presidente in testa ha istituito un gruppo di lavoro che per 6 mesi ha lavorato, ha raccolto documentazione assolutamente stringente, oggettiva ed inoppugnabile sotto il profilo ambientale, sotto il profilo urbanistico, sotto il profilo culturale, sotto il profilo monumentale, sotto il profilo del dissesto, sotto il profilo sismico, sotto il profilo delle vie di comunicazione. Abbiamo ragioni solide per dimostrare quanto stiamo sostenendo anche in sede nazionale. Questo non può e non deve far venir meno la preoccupazione, perché fino a quando a questa brutta storia non verrà messa la parola fine, la Regione Siciliana sarà pronta a battersi per tutelare l'interesse di tutti i siciliani. La Sicilia è una terra troppo bella e straordinaria per accogliere rifiuti nucleari, dobbiamo accogliere turisti e dobbiamo divulgare bellezza. Tende anche a difendere chi realmente poi insisterebbe su quest'area, che sono i comuni di Resuttano, di Villalba, di Marianopoli, perché il sito identificato è ai nostri confini, perché questo sito comprende anche Petrelia Sottana, ma è praticamente nei confini estremi, esterni ai nostri territori, e quindi tendenzialmente ci ritroviamo a difendere noi, ma per difendere un intero territorio, soprattutto vista, diciamo, l'attività di quest'area con il Parco delle Madonie. Sarebbe un controsenso assoluto averlo qua presente. Il patto della scuola oggi a Trabia, l'incontro della CISL per rilanciare il delicato tema con particolare attenzione alla Sicilia, un confronto con le istituzioni per affrontare il futuro della scuola nel territorio. Da tempo questo governo, e fin dall'inizio questo governo regionale, ha fatto una scelta.
quello di fare del rapporto con la scuola e della valorizzazione di una formazione professionale diversa i cardini della stessa azione di governo, laddove le competenze non assistano lo sviluppo economico e mi consenta e non lo guidino, io credo che probabilmente ogni progetto di sviluppo reale è destinato ad infrangersi contro l'obiettivo limite della non sufficiente competenza. Ecco, questo è il senso che il governo ha inteso dare in questi anni al suo rapporto con la scuola, questo è il senso e il significato di risorse che mai erano state destinate alla scuola e all'istruzione nella misura in cui in questi anni il governo Musumeci ha provveduto a fare. La Sicilia, come in tutte le regioni d'Italia, ha bisogno di una scuola di qualità. Il sindacato ha questo come obiettivo, garantire a tutti gli alunni, a tutti i bambini, a tutti gli adolescenti un'opportunità. Il diritto allo studio è costituzionalmente sancito. Attraverso modalità organizzative di una scuola che riconosce e valorizza le professionalità, noi dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di ritrovarsi in presenza, vivere la socialità non solo per recuperare il gap di questi mesi lontani dalle nostre aule, ma essenzialmente per ritrovare quell'ambiente educativo di apprendimento che in Sicilia più che in ogni altra realtà è necessario. L'ultimo per noi, quel ragazzo e quella ragazza che hanno magari perso l'opportunità di vivere la scuola, devono essere recuperati e devono rientrare. L'anno prossimo è l'anno per il dare e la scuola è sempre pronta. Il patto per la scuola siglato a livello nazionale apre una fase nuova in cui attraverso l'istruzione, la scuola e la ricerca diventa uno dei punti fondamentali attraverso gli investimenti per rilanciare il paese e per rilanciare il sud. Noi oggi, dopo questa analisi, anche qui chiederemo con forza anche in questa regione di agganciarci fortemente al patto per la scuola e di rilanciare la scuola siciliana. La scuola ha bisogno di digitalizzazione, di investimenti, ha bisogno di una riqualificazione professionale e noi lavoreremo per questo chiedendo un impegno forte anche al governo regionale rispetto a questi punti. Bollino rosso a causa dell'ondata di calore che persiste in Sicilia con picchi fino a 42 gradi, soprattutto nelle aree interne dell'isola. Il grande caldo degli ultimi giorni non dà tregua alla Sicilia, dove sono ancora previsti picchi nella colonnina di Mercurio fino a 46 gradi. Nelle prossime ore è atteso il boom di questo caldo africano che non molla la presa. Tra le aree dell'isola che raggiungeranno la soglia dei 45-46 gradi ci sono quelle interne, l'Ennese orientale, la Piana di Catania e l'Alto Siracusano. Bollino rosso, dunque, secondo il bollettino del Ministero della Salute, a causa delle ondate di calore, massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione siciliana e in particolare per gli abitanti di Catania. L'anticiclone subtropicale, protagonista dell'attuale scenario meteorologico sul Mediterraneo, sta determinando un lungo periodo di caldo intenso e persistente. Torride masse d'aria provenienti dal Sahara algerino alimentano condizioni afose ed elevati indici di disagio corporeo anche di notte, lungo le coste e nei grandi centri urbani. Per un'attenuazione di tale situazione bisognerà attendere il prossimo fine settimana. Dopo la canicola di ieri e i picchi fino a 44 gradi, la giornata di oggi è ancora caratterizzata da sole e caldo molto intenso, soprattutto nella Sicilia centro-orientale, con temperature fino a 43-45 gradi. Saranno giorni soleggiati e caldi, un campo di alte pressioni abbraccerà la nostra regione garantendo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sui litorali tirrenico, ionico e meridionale, sui monti e nelle zone interne. Fino a domenica 4 luglio, cielo soleggiato e bel tempo, con il caldo in leggera attenuazione. Il monastero di Santa Caterina a Palermo, dopo il periodo di chiusura e restrizioni causato all'emergenza sanitaria, torna ad abbracciare visitatori e turisti. Riapre ai turisti questo luogo meraviglioso dopo tanti mesi di chiusura. Sì, devo dire che dal primo di giugno alla fine del mese abbiamo notato un incremento costante dei visitatori. È chiaro, non siamo ai livelli
di quando abbiamo chiuso nel 2019, ma di fatto questo incremento costante fa ben sperare. Ma dobbiamo riprendere quel video mapping che ha suscitato un interesse nazionale particolarmente forte. Questo sarà realizzato nel mese di settembre, dopodiché recuperare tutto ciò che avevamo come visitatori. Di attività straordinarie non ne vogliamo fare perché ci rendiamo conto che al momento presente Santa Caterina è straordinaria di suo. Ecco, questo è un momento in cui i palermitani potrebbero cominciare a conoscere questo luogo che in pochi anni ha avuto un nuovo volto, ha dato anche lustro al centro storico, più spesso conosciuto dai turisti. Sì, devo dire che se io guardo anche l'andamento della dolceria, è un segno che sono i palermitani che stanno venendo in questo tempo, perché in dolceria abbiamo avuto un incremento forte, il che vuol dire che sono appunto i palermitani che stanno incominciando a recuperare il loro gusto di possedere la bellezza di Santa Caterina. Voi avete rivelato e avete messo nuovamente in uso le ricette che avevano le monache allora. Sì, con in più che abbiamo continuato la nostra ricerca scientifica, a breve uscirà un terzo volume, recuperando le ricette dei monasteri siciliani, quindi abbiamo allargato la platea di quelli che sono i dolci e ci sono di fatti molti dolci nuovi rispetto alla chiusura costretta dal Covid. Io ricordo l'ultimo saluto con la priora che poi è salita al cielo e lei mi diceva, per quello che aveva sentito, che era contenta di come stiamo gestendo il monastero. Di fatto non è un semplice monumento di arte, è il racconto della vita di clausura, è chiaro, con una lettura che sia quella contemporanea. Questa credo che sia la vera forza della visita al monastero. Non è uno semplice vedere, ma è un partecipare, un sentire la storia di 700 anni di questo monastero. Il convitto nazionale Giovanni Falcone è stato consegnato alla città metropolitana di Palermo, che diventa a tutti gli effetti responsabile della gestione dell'immobile. Si definisce un percorso che dura da moltissimi anni e si pone il convitto nazionale nelle condizioni di poter essere collocato, come da anni collocato, da sempre collocato, in un immobile di competenza della città metropolitana. Da oggi, come sindaco metropolitano, assumo la responsabilità di questo immobile, consentendo anche al convitto nazionale, come tutti gli altri istituti superiori della città e della provincia, di essere allocato in un immobile messo a disposizione della città metropolitana. Voglio ringraziare il Demanio e il suo direttore che hanno certamente consentito e agevolato questa operazione, e oggi è un giorno di normalità per quanto riguarda il convitto nazionale, dopo anni nei quali l'assenza di titolo da parte della città metropolitana impediva l'intervento. D'altra parte la scuola non era in condizione di intervenire su un immobile non proprio e il Demanio, che ha un patrimonio sconfinato, non poteva avere cura di questo immobile. Oggi finalmente si è raggiunta l'armonia e quindi Città Metropolitana e Convitto da questo momento in poi sono impegnate a valorizzare e a utilizzare al meglio questa che è una piccola città nel centro storico di Palermo. Una giornata particolarmente storica, perché da più di vent'anni si aspettava questo momento di passaggio di una struttura così importante alla paternità della città metropolitana, e grazie ai decisori politici questo è stato possibile, grazie a un lavoro di team. E io, più che rivolgermi alla città metropolitana per manutenzione, oggi lo dirò anche nel mio discorso inaugurale, non parlerei di manutenzione, ma di capacità dei decisori, dei dirigenti e del personale di sapersi prendere cura
di un immobile e con quello che comporta. Quindi il concetto di cura, che è stato il leitmotiv, è stato il filo rosso per gli anni a venire, che abbiamo deliberato anche in collegio, quindi noi in Convitto ci occupiamo della cura, nel suo senso più ampio e più nobile del termine. Questo passaggio ha proprio questo significato. Noi non vogliamo un ente locale di riferimento solo per manutenzionare, si manutenziona una macchina, mentre nel concetto di cura c'è un concetto di trasformazione, di sentimento, di empatia, di capacità di metterci dentro la volontà dei singoli che possono fare la differenza. Se questo lo traslassimo in tutto il pubblico impiego, in tutte le persone che sono capaci di sedersi a un tavolo per prendersi cura degli altri e di qualcosa, forse sarebbe l'inizio della trasformazione di un pianeta, di salvaguardia del pianeta, perché che si perdano strutture di questo tipo nei secoli, credo che verrebbe meno un valore etico del quale noi che rappresentiamo lo Stato siamo chiamati, abbiamo un mandato preciso su questo, e quindi questa etica oggi è stata rispettata e speriamo di poter tramandare ai nostri alunni questa stessa forza con la quale noi abbiamo voluto fortemente salvaguardare un bene dell'umanità. È partito il piano estate del primo circolo didattico Don Milani di Villabate grazie ai fondi ottenuti con il progetto Monitor 440. Gli alunni saranno impegnati nei progetti educazione al green, escursioni alla scoperta della montagna e dei suoi abitanti, diamo un calcio al Covid di calcetto e volley on air per la pallavolo. Oggi parte il piano estate 2021 del primo circolo didattico Don Milani di Villabate. Il piano è stato finanziato dalla piattaforma Monitor 440, dal PON e dall'articolo 31. Il piano prevede tante attività sociali, di divertimento ma anche didattiche, che si svolgeranno nei mesi di giugno, luglio e settembre. In particolar modo oggi partiranno i bambini per un progetto organizzato dall'Albero del Chirone che vede i bambini protagonisti di un percorso naturalistico nel progetto di educazione al green per il quale la nostra scuola è molto attenta. Per il piano estate sono stati organizzati diversi percorsi, ripeto, ludici ma anche didattici. Cominciamo oggi con l'Albero del Chirone, che porterà i bambini per 10 giorni a visitare la natura, i parchi, le montagne vicine al nostro territorio. In contemporanea parte il progetto Diamo un calcio al Covid, quindi calcetto, e anche volley on air, cioè pallavolo. Seguiranno attività a settembre, l'attività di nuovamente di calcetto e poi di scacchi, di inglese. Infatti faremo il campus inglese di full immersion per una settimana, corsi di inglese di lingua, corsi di italiano per gli stranieri, io parlo italiano, corso di robotica, quindi di educazione digitale, appunto di robotica, e un percorso psicologico per il benessere a scuola e poi anche percorsi didattici di consolidamento per quanto riguarda l'italiano e la matematica. Devo dire che il piano estate 2021 dà la possibilità ai nostri bambini di finalmente uscire fuori dalle aule e di vivere un po' diciamo, la natura, l'aria aperta, e nello stesso tempo fare delle attività sportive che sono tanto mancate in questi quasi 2 anni di pandemia. Io ringrazio il Ministero per averci dato questa possibilità. Noi abbiamo aderito ai progetti che ci sono stati finanziati e grazie a questi finanziamenti abbiamo potuto realizzare questo piano estate per i bambini. Con la dirigente e con lo staff della dirigente abbiamo messo a punto un progetto che si chiama I Baluardi del Bosco. Porteremo un gruppo di ragazzi a visitare boschi che sono nel nostro territorio, nella provincia di Palermo. Spiegheremo l'importanza del bosco, i baluardi, proprio per questo, perché devono diventare i guardiani del bosco.
e contemporaneamente spiegheremo pure l'arte della falconeria. Io sono un falconiere e come essa ci può migliorare nei rapporti interpersonali e aiutarci a conoscerci meglio. Durante le passeggiate non faremo soltanto falconeria, ma si parlerà tantissimo del bosco, della fauna e della flora che esistono in essi. E ci divertiremo tanto. Abbiamo preparato degli interventi che sono ludici anche per i più piccoli. A circa un anno dalla scomparsa, la cittadinanza di Villa Abate, le maestranze di colleghi del Teatro Massimo di Palermo hanno ricordato Nino Livigni. Così ricambi l'amor che ti porco. Vuoi che m'uccido? Lasciami dunque, lasciami. In onore di Nino Livigni ricordiamo questo grande amico. Io ho avuto la possibilità e l'opportunità di conoscerlo al Teatro Massimo di Palermo, lavorando tra i mimi e lui essendo uno dei grandi coristi storici del Teatro Massimo. Quindi stasera avrò l'opportunità di esibirmi in Cavalleria Rusticana e poi ci sarà una sorpresa subito dopo la mia performance che ricorderà qualcosa di importante di Nino, la persona che era, l'artista che era, l'uomo che era soprattutto. Quindi stasera sono veramente contento e felice di far parte del cast di questo bellissimo evento. Una persona per me speciale è stato sempre, un grande cantante, una voce stupenda e prima di tutto un grandissimo amico, e per lui oggi sono qua a commemorarlo, e tanto sono sicura che lui è qua, ci sta guardando, ride, farà le sue battute ed è in mezzo a noi. Nino era la semplicità, l'arte, e manca a tutti, non manca solo alla famiglia e agli amici intimi, manca al paese, perché è un pezzo di storia di Villa Abate che purtroppo se n'è andata così. Niente, che dire, è una persona ridente, una voce meravigliosa, un collega eccezionale, ci scambiavamo sempre idee, sempre belle parole, una persona veramente di quelle che poche ce ne sono. E comunque sono felice di essere qua e di fare parte di questo ricordo bellissimo. Ma di Nino comunque non c'è soltanto da considerare la bella vocalità, la grande vocalità, la spiccata vocalità. Quante settimane alfonsiane padre Nino Fasullo, che era il direttore della settimana alfonsiana, lo invitava sempre perché era la persona a cui praticamente tutti accorrevano appena sapevano che c'era Nino, che doveva cantare 4, 5, 6, 7 pezzi, qualche volta ha fatto anche il recita. Ma la cosa più importante è il suo animo, un'anima buona, una persona buona, generosa e bravo, bravo di carattere, bravo verso il prossimo, solidale e amico. Sport calcio, il Catania inizia a pianificare il futuro dopo aver presentato la documentazione per l'iscrizione al campionato. Primo incontro tra la Sigi ed il responsabile dell'area sportiva Pellegrino. Le difficoltà finanziarie rimangono, ma dopo la documentazione per l'iscrizione che è stata presentata, il Catania ha iniziato a pianificare gli obiettivi in vista della prossima stagione. E così il club rossazzurro ha programmato i primi incontri in vista del nuovo campionato, a partire da quello con il tecnico Baldini, che fino ad ora ha temporeggiato in attesa di segnali confortanti dal club. In attesa del giudizio della Covisoc, ieri sera c'è stato il primo importante incontro fra la proprietà del Catania ed il direttore dell'area sportiva Maurizio Pellegrino. Per oggi in agenda e in programma anche un nuovo incontro con l'amministratore unico Nicole Mura,
in cui si entrerà nei dettagli per allestire la squadra. Di certo Pellegrino ha chiesto determinate garanzie per il rafforzamento dell'organico, che fra partenze e scadenze di contratto potrebbe presto presentarsi come un vero e proprio cantiere aperto. Il dirigente in particolare aveva già parlato di almeno 6 rinforzi di prima fascia che consentirebbero alla squadra di poter competere per l'obiettivo della promozione in Serie B. E intanto la Lega Pro ha ufficializzato le date per il nuovo campionato. Il via alla prossima Serie C è fissato per il 29 agosto 2021 e la conclusione sarà il 24 aprile 2022. Deciso anche il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, che si disputerà il 13 o il 14 agosto. Il secondo turno invece in programma per il 21 agosto. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla seconda edizione. Arrivederci.